qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Siamo giunti ormai al termine di questo mese di ottobre, mese della Madonna del Rosario, mese che abbiamo dedicato all'ascolto delle testimonianze dalla missione e alla preghiera dentro le nostre case. Ecco, non smettiamo di pregare, troviamo un momento concreto perché dentro le nostre case si possa insieme, chi è singolo come singolo, ma chi è in famiglia come famiglia, insieme pregare. E allora iniziamo anche questa sera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. In questo mese siamo andati un po' alla ricerca, a disturbare tante persone di Cologno che o sono passate di qui o sono in giro ancora per il mondo e che testimoniano la vitalità, la verità, la bellezza della missione. Lo abbiamo fatto tramite gli strumenti della tecnologia, l'abbiamo fatto grazie al fatto che qualcuno di loro è tornato in Italia per un po' di riposo o è tornato a Cologno per un po' di riposo. A tutti loro va un grazie, una grande gratitudine, perché non solo ci portano un po' di orgoglio nel cuore, perché ci fanno vedere che Cologno è grande anche nel mondo, ma soprattutto ci impegnano alla preghiera e ci provocano con la loro testimonianza, e quindi a loro va un grazie sincero. Io condivido con voi solo un'impressione così che ho percepito in questo mese ascoltando le varie testimonianze, che sono di una ricchezza inesprimibile, dei nostri missionari. Ho provato questo sentimento di una grande gratitudine al Signore per ciò che opera attraverso le persone nel mondo e anche tante persone che noi conosciamo, ma insieme anche una gratitudine per le tante vocazioni. Qualche domenica fa abbiamo così ascoltato i nomi di più di 50 persone di Cologno che nel secolo scorso ed oggi sono state e sono missionari. Una grande gratitudine al Signore, ma anche un impegno a custodire questa bellezza. Quasi ci viene dato mandato di continuare questa opera. Cologno ha dato tante figure di sacerdoti, religiosi, laici nella Chiesa, ma anche missionari. Ne ha veramente dati tanti negli anni.
Ecco, allora credo che questa sera la preghiera più bella possa essere la preghiera per le vocazioni, perché tanti altri ragazzi, ragazze, giovani possono pensare nella loro vita di regalare questa vita anche al Signore, anche nella forma missionaria della missione, che è vero che è qui da noi e continua dentro le nostre famiglie, perché abbiamo sentito più volte Europa, Italia, paese di missione, ma è vero anche che c'è un bisogno grande di missionari che partano per annunciare il Vangelo. Ecco, lo raccogliamo in questo ultimo giorno come motivo di preghiera, nel grazie al Signore per i missionari, nella richiesta del dono di nuove e sante vocazioni, nel invito personale a ciascuno di essere missionario là dove vive. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un grazie per le testimonianze che abbiamo sentito in questo mese, un grazie sincero al gruppo missionario, a tutte le persone che hanno collaborato a questa piccola rubrica di preghiera, un grazie a Giorgio che di sera in sera ha montato tutti questi video che ci sono stati offerti, a tutti davvero l'impegno di continuare nella preghiera anche per le missioni, a tutti l'augurio di una buona notte e di un buon mese di novembre, in cui magari mancherà questo strumento, ma che dove possiamo insieme nelle nostre case continuare la preghiera, e chissà che in avvento ci sia ancora un aiuto di questo tipo per prepararci insieme al Natale del Signore. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Di frontiera e madre dell'ardore.